Quello che vedi qua è una protesi, per esempio, tutta in zirconio. Fai attenzione perché queste sono protesi molto costose nel tuo paese e andare a creare i denti in zirconio sopra queste protesi ha un costo. Evita di spendere tutti i soldi per la chirurgia e di non avere poi più soldi per la protesi, perché se no c'è il rischio che hai fatto una bella chirurgia, ma rimani a vita poi con in bocca le protesi di PMMA. Ok, questo è un materiale più morbido, elastico, ma sicuramente non è un materiale poi definitivo. Queste sono protesi provvisorie che dopo 6 mesi, 1 anno vanno sostituite. L'ideale, ripeto, è avere delle protesi superiori in composito oppure in zirconio che abbiano una struttura interna in titanio, la gengiva rivestita, ricostruita con il composito. Ti ricordo che chi deve fare questo tipo di chirurgia avrà sempre necessità della gengiva proprio perché ha perduto tantissimo osso. Se noi non andassimo a simulare questa gengiva, ci ritroveremo che il paziente sorride e non si vedono i denti. Ricordati quindi che questi tipi di impianti devono essere avvitati sull'osso e devono quindi essere fissati i denti anch'essi con delle viti sopra gli impianti.